con mini barriera composta da un uomo per quanto riguarda lo Spezia, all'incorsa di Cassata sul dischetto, il colpo di testa alla rete, il colpo di testa di Gigliotti che all'interno dell'area di rigore ha raccolto il calcio di punizione di Cassata e al limite all'altezza del dischetto ha infilato la porta di Cicizzola con un perfetto colpo di testa all'angolino alla sua sinistra.